Buongiorno e ben ritrovati. Dopo una pausa forzata, riprende oggi il Sider Web TG nella sua versione classica, così come l'avete sempre conosciuta e anche seguita nel corso degli ultimi anni. E riprendiamo con una buonissima notizia che riguarda Men in Steel. Eh, si aprono infatti questa settimana le registrazioni per la prossima edizione, la nona, che si terrà dal 17 al 19 marzo 2021, tornando quindi nel primo trimestre del calendario fieristico internazionale. Sarà un'edizione tutta dedicata alla rinascita dell'acciaio italiano ed europeo dopo eh, la crisi economica scatenata dalla pandemia da Covid-19 e eh, una rinascita che ci si attende nei prossimi mesi dopo il crollo di produzione e scambi commerciali. Cominciamo subito con eh, la parola al presidente e amministratore delegato di Made in Steel, Emanuele Morandi, che ci parla di quali sono le aspettative per questa prossima nona edizione della principale conference and exhibition del Sud Europa per la filiera siderurgica. Posso finalmente annunciarvi una bellissima notizia, una buona novella. Mercoledì 17 giugno... Apriremo le iscrizioni di MediStil Renaissance, la MediStil della Rinascita. Stiamo vivendo un periodo particolarmente duro, abbiamo visto i dati sul PIL che danno un meno 10% per il 2020, e eh, tra l'altro è uno dei peggiori dati nella storia eh, economica italiana, eh, secondo soltanto ai dati del 1943-44-45, quelli della seconda guerra mondiale. Ma dopo ogni periodo buio, dopo ogni momento di grande, di grande crisi, eh, c'è il momento della rinascita. Abbiamo bisogno di ripensarci, di ripensare al rilancio dell'acciaio italiano, un acciaio che deve essere sostenibile, un acciaio che deve guardare al futuro e abbiamo eh, messo in campo appunto Medisteel. La nuova edizione, la nuova piattaforma relazionale sarà prima di tutto una piattaforma sicura per mettere appunto in sicurezza la salute di visitatori ed espositori, ma sarà anche un nuovo modo di pensare le relazioni all'interno del nostro mondo. Quindi non più una manifestazione focalizzata sull'acciaio e sul prodotto, ma una manifestazione eh, che ragionerà in termini di filiera, di filiera allargata. Ecco, io credo che Medi Steel possa essere l'occasione giusta, la scintilla da cui ripartire, da cui ricominciare in questo, in questo anno zero e quindi l'abbiamo posizionata appunto nell'anno uno perché da lì ricominceremo a creare le condizioni per un, un domani che ci vedrà tutti più eh, sostenibili, tutti più speriamo diversi e speriamo migliori e quindi sarà l'anno del rinascimento, della rinascita e quindi buona Made in Steel e buona renaissance per tutti. Manca ormai poco meno di un anno, quindi lo abbiamo detto alla prossima edizione di Made in Steel, ma ci sono già alcune novità che si sono delineate con chiarezza. La prima è la contemporaneità con altre tre fiere che sono legate al mondo della filiera siderurgica. Le sono dedicate alle costruzioni, ai trasporti e alle macchine per la trasformazione. I dettagli nel servizio. Comincia la cavalcata che porterà i principali player dell'acciaio mondiale nei padiglioni 5 e 7 di Fiera Milano Ro. Mercoledì apriranno le registrazioni a Made in Steel, la principale conference and exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera siderurgica organizzata da Siderweb e la community dell'acciaio. Sono tre le cose da ricordare. L'appuntamento con business e cultura torna nel primo trimestre del calendario fieristico internazionale dal 17 al 19 marzo 2021. Le prenotazioni degli spazi espositivi ricevute entro il 31 dicembre godranno di uno sconto dell'8% e la manifestazione si terrà in contemporanea e con alcuni giorni di sovrapposizione con altre tre fiere legate alla filiera siderurgica. Made Expo, la fiera leader per il settore delle costruzioni e della progettazione. Lamiera, la rassegna internazionale promossa da Ucimu Sistemi per produrre, è dedicata all'industria delle macchine utensili per la deformazione della lamiera. Transpotech Logitech, la fiera leader nel settore trasporti e logistica. Anche per questo, Made in Steel potrà essere doppiamente strategica e moltiplicatrice di opportunità di business e di confronto. Visitatori ed espositori interessati potranno accedere anche agli altri eventi, cogliendo spunti e contaminazioni derivanti da settori fondamentali per la siderurgia, le costruzioni, la logistica e le macchine per la trasformazione. Si intitola Renaissance, questa nona edizione di Made in Steel. Un rinascimento, una rinascita dell'acciaio dopo il periodo buio di questi mesi. I dettagli del concetto che verrà sviluppato nei padiglioni di Fiera Milano nelle parole di Paolo Morandi. Il visual scelto per questo importante appuntamento internazionale è una fenice, un animale che risorge dalle proprie ceneri. Un'immagine che ben rappresenta questo momento storico, questo particolare tempo in cui viviamo. Questa pandemia ha colpito duramente l'economia e il settore dell'acciaio, ma per il prossimo anno le prospettive intravedono una ripresa. Medisteel vuole essere un punto di riferimento e vuole favorire questa ripresa, non solo un rinascimento legato al business, ma anche una ripartenza delle relazioni che da sempre Medistil in intende favorire, anche grazie agli appuntamenti di approfondimento e di scambio di informazioni. Nel corso della storia la Fenice è diventata simbolo di nuova vita, di ripartenza, dagli egizi fino ai giorni nostri. La Fenice di Medistil 2021 è costruita con il fuoco e se ci pensate ricorda l'acciaio all'inizio della sua nuova vita. Che la Fenice esista o meno poco importa, è il suo significato quello che conta. Tenetevi pronti, stiamo per rinascere. Quella del 2019 è stata la migliore edizione dal 2005 di Benistile, la migliore edizione di sempre, quindi nella storia della Conference and Exhibition. Nel prossimo servizio riassumiamo quali sono i numeri principali della manifestazione, a partire dalla crescita costante delle presenze e degli espositori. Oltre 300 espositori alla passata edizione di Made in Steel, quella del 2019. Sembrano pochi, beh, tra essi ci sono pressoché tutti i maggiori gruppi dell'acciaio internazionale, dalla produzione alla distribuzione passando per la trasformazione. A ciò si somma il fatto che quella del 2019 è stata la migliore edizione di sempre della storia della Conference d'Exhibition. Il risultato è un appuntamento osservato e atteso dalla filiera siderurgica. Più del 60% dei visitatori della scorsa edizione ha autorità d'acquisto, da solo o con altri, e circa il 55% ha valutato buono o ottimo il ritorno sugli investimenti dei contatti generati. La conference and exhibition tra il 14 e il 16 maggio 2019 ha fatto registrare oltre 16.500 presenze, in crescita del 12% rispetto al 2017. Le presenze estere hanno toccato quota 26% del totale. Una crescita costante negli anni per una manifestazione unica a livello europeo per bellezza espositiva e qualità dei contenuti. Il progresso nell'andamento delle presenze è in linea con tutti gli altri indicatori con i quali Made in Steel si era preparata ad ospitare i visitatori provenienti da tutto il mondo. Metri quadrati venduti arrivati a 12.800, in crescita del 10%, su una superficie lorda di circa 40.000 metri quadrati. In aumento le aziende presenti, 312 contro 270 del 2017, e gli espositori esteri. Questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione, vi invito comunque a rimanere sintonizzati su SIDER web per conoscere tutti i dettagli dell'apertura delle registrazioni per Medisti di questo mercoledì. Di nuovo grazie per l'attenzione e arrivederci.